spiazza il mercato, le voci si accavallano, i nomi associati al team azzurro sono numerosi, così come De Laurentiis aveva promesso sarà un'estate scoppiettante sotto il profilo delle trattative, ma non tanto quelle in uscita, perché i nomi di cui si parla sono sempre gli stessi, e vedremo se ci saranno società in grado di acquistare i gioielli del Napoli al costo che De Laurentiis chiede, che giustamente non venderebbe per meno, altrimenti il Napoli resta così com'è e continuerà ad essere una formazione competitiva come lo è stata quest'anno. Staremo a vedere se davvero arriverà l'offerta shock per convincere De Laurentiis a vendere Osimhen, ma non è questo il proposito del Napoli. Vorrebbero trattenere il calciatore almeno per un altro anno. Stesso dicasi per Kalidou Koulibaly, che è appetito da qualche club illustre come per esempio il Barcellona, lo stesso Paris Saint-Germain, il Chelsea, da escludere invece categoricamente che possa andare alla Juventus per sua espressa richiesta fatta all'agente Ramadani. E poi i nomi in entrata. Ora sono già arrivati tre calciatori, dico tre perché proprio ieri è stato ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Franck Anguissa dal Fulham, e questo vuol dire mettere un pezzo importante in un centrocampo troppo leggero prima dell'arrivo del gigante camerunense. Poi è stato preso Kvaratskhelia, che sulla sinistra certamente si farà valere nel campionato di Serie A, così come Matias Oliveira, che sempre sulla corsia sinistra si avvicenderà con Mario Ruri nel ruolo di esterno basso. Gli altri nomi, quello che intriga di più è Bernardeschi, ma non bisogna dimenticare Deulofeu, perché è il profilo più adatto al Napoli anche per i costi che il Napoli dovrebbe sopportare, non solo per l'acquisto del cartellino ma anche per il pagamento dello stipendio. Basti pensare ad esempio che Bernardeschi attualmente guadagna alla Juventus 4 milioni di euro netti, e non immagino che venga a Napoli per guadagnare di meno. Poi tutto è possibile nella vita. 0816363633 339-666-9990, messaggi scritti e vocali. Non so se c'è Andrea Falco, immagino di no, comunque lo avremo tra poco, e intanto voglio capire il vostro parere. Ma voi veramente siete convinti che il Napoli sarà ridimensionato nella prossima stagione, oppure come sembra voler essere, questa è una società che si sta muovendo innanzitutto per acquistare i calciatori che servono e poi eventualmente venderli, così da fare, da esprimersi in una maniera combinata e armonica, per non sminuire il prodotto Napoli, anche perché, così come tutti sostengono, a De Laurentiis interessa arrivare in Champions League, e in Champions League non è che ci arrivi con i calciatori mediocri, ci devi arrivare con calciatori di alto livello. Basti pensare che quest'anno il Napoli è arrivato in Champions League da terzo in classifica, precedendo la Juventus, che ha il monte ingaggi più alto di tutta la Serie A con 172 milioni di euro, e precedendo anche una formazione come la Roma, che vedrete dall'anno prossimo darà filo da torcere a tutti, con la famiglia Friedkin, che comunque grazie all'arrivo di Mourinho ha portato anche il primo trofeo dell'era giallorossa, trofeo UEFA. Roma, che non aveva mai vinto una competizione UEFA, e quest'anno l'ha fatto con la Conference League. Quindi non so, Andrea, che cosa ne pensa, se crede che sia un Napoli da considerare come ridimensionato oppure no. Beh, aspetto di vedere la formazione dell'anno prossimo, banalmente, però faccio una riflessione su Bernardeschi. Ciao Raff, intanto, che è vero che guadagnava tanto la Juventus, è anche vero che oggi ha 28 anni, giusto? Poi è un giocatore che non è che abbia fatto sfracelli in bianconero, e che quindi non è detto che poi riparti come base d'asta lo stipendio che prendeva la Juventus, tutt'altro, perché secondo me quei soldi nessuno gli dà più, a meno che non vai in uno di quei campionati
particolari. Ecco perché secondo me il Napoli si è interessato, perché è un'operazione su cui c'è un po' di margine di manovra. Però io vedo molto scetticismo intorno a questo nome, che 5 anni fa, quando è arrivata la Juve, era quotatissimo, no? Come uno dei migliori talenti del calcio italiano. Poi la considerazione di Bernardeschi oggi forse è anche fin troppo ingenerosa rispetto a quello che è il valore del ragazzo, che secondo me a Napoli potrebbe rilanciarsi alla grande, cioè io lo andrei a prendere di corsa. Non so tu cosa ne pensi. Guarda Andrea, io sono tra gli scettici, perché che il valore del ragazzo non sia in discussione, questo lo sappiamo bene. Ma lo stesso ragionamento vale per Zielinski. Ma noi possiamo mai discutere il valore tecnico di un talento come Piotr Zielinski? No, ma il calcio non si gioca solo con il talento, si gioca con altre armi, una delle quali è la determinazione, soprattutto nel calcio di oggi. Io Bernardeschi, come Zielinski, non lo vedo un calciatore che abbonda in determinazione. Quindi se devo scegliere tra lui ed Deulofeu, io prendo tutta la vita Deulofeu. Se poi mi si dice guarda, insieme a Deulofeu, che sarà per esempio il sostituto di Mertens, che non è mica detto vada via, prendiamo anche Bernardeschi, va bene, perché comunque stiamo parlando di un calciatore di un profilo molto molto alto. Voce ai nostri ascoltatori, 339-666-9990 per WhatsApp come questo. Buongiorno ragazzi, buongiorno Raffaele, grandissimo tifoso. Ciao. Del Napoli e anti-juventino. Se viene Bernardeschi a Napoli, te lo giuro, non tifo più Napoli. Grazie, Gianni da Mugnano. Addirittura, quando si dice solo la maglia e tutto il resto appresso, che facciamo? Che c'entra Bernardeschi con la Juventus, scusate? È uno che passa per la Juventus e poi va a giocare un'altra squadra. Io queste cose veramente non le capisco. Altro messaggio. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Beh, veramente eravate voi che dicevate che il Napoli sarebbe ridimensionato, difficilmente avremmo visto una squadra così forte anche il prossimo anno, che Osimhen sicuramente sarebbe andato via. Io penso che come ogni anno si grida al lupo e invece poi il Napoli puntualmente sembra una squadra competitiva. Posso dire una cosa Andrea? Certo. Quante menzogne e pressappochismo tutto insieme in un messaggio di così pochi secondi. Noi abbiamo mai detto che Osimhen certamente andrà via, e quando diciamo una squadra che difficilmente ritroveremo così forte, è un errore Andrea? Cioè difficilmente non significa sicuramente, sono due avverbi diversi. Allora perché raccontate poi dite perché i social abbondano di fake news? Perché uno come quello che ci ha messaggiato ci appioppa delle cose che non abbiamo mai detto. Mai detto, e fortunatamente ci sono le registrazioni delle nostre trasmissioni. Perciò dico quanto pressappochismo e menzogne messe tutte insieme in così pochi secondi. Sì, poi aggiungo che così forte significa anche rispetto al contesto, no? Cioè, nel senso, così forte da all'interno di un campionato da giocarsi così tanto, così tante fiche per lo scudetto, perché magari crescono le altre e tu sei meno forte oggettivamente poi sugli equilibri del campionato. C'è Enzo al telefono, buongiorno Enzo? No, Enzo c'era una volta. Ciao. No, lo sentivo adesso. No, Raffaele, buongiorno. Ah, eccolo qua, ciao Enzo, buongiorno. Senti Raffaele, guarda tutto in Napoli quello che succederà, i giocatori e l'altro. Volevo dirti una cosa a te, personalmente, volevo sapere, perché l'unica cosa che mi manca a me è la tua telecronaca, il si gonfia la rete, potresti farmi una promessa? Sì, prego. Questo vorrei, la tua promessa. Che promessa ti posso fare, amico mio? Io ti ringrazio molto di esprimere questo gradimento, e fortunatamente sono centinaia di migliaia le persone che vorrebbero questa telecronaca, e non tutti i tifosi del Napoli. È un bene che vi hanno sottratto e non vi vogliono restituire ormai da 4 anni a questa parte. Io sinceramente mi sono anche un po' stufato di dover chiedere a qualcuno di fare la telecronaca, che poi sarebbe ben ripagata, perché pensa quanta gente farebbe gli abbonamenti
per sentire questo tipo di telecronaca, non me, questo tipo di telecronaca. Evidentemente non hanno bisogno del denaro e se ne fregano della passione della gente. Io mi sono stufato, non lo chiederò più a nessuno, perché davvero dover fare una cosa che piace agli altri e non la puoi fare perché qualcuno te lo impedisce, è frustrante ed umiliante. Quindi me ne sto, per i fatti miei mi ritiro in buon ordine. Poi se un giorno qualcuno si ricorderà non di me ma della gente che vuole sentire questo tipo di cronache, avrà fatto il minimo di quello che è il suo dovere. Allora c'è Davide da Barra che scrive: buongiorno, purtroppo Bernardeschi paga gli anni di non titolarità alla Juventus. Se tornasse titolare potremmo riammirare il giocatore visto a Crotone o a Firenze? Cosa ne pensate? Io credo di sì, però il discorso è quello, perché se ha così tanto bisogno di fiducia, come diceva Raffaele, perché secondo me lui è un giocatore che ha bisogno di molta fiducia, di essere molto sostenuto, coccolato, allora vuol dire che il Napoli starebbe prendendo un altro giocatore un po' con i difetti di molti che ha già, e quindi mi riaggancio a quello che diceva Raff. Però sai, un parametro zero, comunque un giocatore di quello spessore tecnico, fisico, se riesci a farla come operazione, secondo me comunque il potenziale te lo alza. Dobbiamo fermarci adesso per qualche istante. Sì, però lasciami ricordare un attimo una cosa, Andrea, perché voi mi vedete in una location collegato e sono al Mac Hotel di Paestum, dove si sta svolgendo la prima parte di questo grande evento che si chiama Summer Show, che poi si svilupperà attraverso una serata, quella di stasera, di premiazione con il riconoscimento Miti dello Sport, ed è un evento di cui Radio Marte è radio ufficiale, quindi lo seguiremo con molta attenzione e sentiremo anche tanti protagonisti che sono attesi questa sera. Assolutamente, tra poco abbiamo anche un ospite al nostro microfono, quindi restate con noi che ci ritroviamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Rieccoci in diretta, 0816363 per intervenire al telefono, come sempre 339-666-9990 per quanto riguarda invece WhatsApp scritti e vocali per partecipare alla nostra diretta. Tra un po' avremo anche un ospite in collegamento con noi. Direi di ascoltare un nuovo WhatsApp vocale. Ciao Raffaele, ciao Andrea, sono Marco. Io volevo dire questo: per me un campionato mediocre come quello di quest'anno l'ha vinto un allenatore mediocre come Pioli, che era mediocre anche come giocatore. E poi volevo sapere se per Insigne, riguardo Insigne, è previsto un suo ritorno che renderebbe felice parecchi tifosi, così come per Cavani qualcuno voleva che ritornava. Ok, grazie. Di Cavani ne abbiamo già parlato ieri, non basta, so se non ce la faccio più. Va bene, altro veramente non ce la faccio. Raffaele, buongiorno. Senti, riguardo le voci di Bernardeschi, io onestamente sarei felice, perché nei quattro laterali del Napoli secondo me c'entra bene, perché così non si adatterebbe Elmas sull'esterno e avremo quattro laterali d'attacco ottimi. Nei quattro starebbe veramente bene secondo me Bernardeschi. Ok, un saluto, Angelo da Capua. Anche di Bernardeschi allora, facciamo, abbiamo parlato, di pregi e difetti, no? Facciamo il calcolo di questi esterni, no? Uno è... qual è uno? Perché io non riesco a capire chi è uno. Uno è Kvaratskhelia, che è stato acquistato. Ma noi siamo proprio certi che Lozano resterà, che Politano resterà, che Unas resterà dopo essere andato via Insigne? Io, da come si sta muovendo il Napoli, Andrea, ho la sensazione che si voglia fare un profondo rinnovamento sugli esterni, perché sono quelli che hanno deluso quest'anno. Se noi andiamo a rifare il conto dei gol segnati dai vari calciatori di cui abbiamo parlato, sono pochi. Non possiamo chiedere le reti soltanto a Osimhen, che ne ha segnate 14, sono già tante, perché la media di un gol ogni 140 minuti, quindi è tanta roba per quanto abbia giocato. Oppure dobbiamo chiedere sempre il tiro da fuori area del centrocampista. Gli esterni devono segnare. Allora, se non segnano gli esterni, oppure Mertens, che quando è entrato ha comunque la miglior media realizzativa del Napoli, ma gli esterni? Insigne, Politano,
Unas, Lozano hanno fatto quello che ci aspettavamo? Poco, molto poco. Io credo di no. Credo che il Napoli stia pensando di... Ma se il Napoli si impegna seriamente per portare Bernardeschi, è chiaro che qualcuno anche con un ingaggio pesante andrà via, e io penso che Lozano sia il primo indiziato. Poi tra l'altro Bernardeschi è un altro che nella vita ha sempre fatto più l'esterno di destra che di sinistra, no? Quindi attenzionerei, esatto, in particolar modo chi ha giocato a destra quest'anno. Vuoi sentire quali dovrebbero essere secondo me i quattro esterni? Perché non me lo dici Napoli dopo, visto che abbiamo al telefono un ospite che so essere a te molto gradito, qua si parla di calcio ai massimi livelli col direttore Guido Angelozzi, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Non ciao, è dai, Guido. Massimo Livelli, ciao Raffaele. Sono un poverello del calcio che combatto. Tu sei come quei grandi che dicono sempre, un altro che conosci molto bene dice, io sono un ragazzo di bottega, e invece siete quelli che determinano il mercato. Ricordiamo che Guido Angelozzi è il direttore sportivo del Frosinone, che ha lanciato due ragazzi quest'anno che sono in nazionale. Uno è Gatti, che avrei voluto tanto il Napoli riuscisse a prenderlo, ma quando spunta la Juve e ti paga e te lo lascia giocare ancora da te, è difficile riuscire a chiudere l'operazione. E l'altro è Alessio Zerbin, che pensate un po', lui era già pronto per le vacanze. Ve lo dico, doveva essere ospite al Summer Show di Ascea Marina, col biglietto già fatto per lui e la fidanzata andata e ritorno, è stato chiamato in nazionale da Mancini. La prima volta ha colpito talmente tanto Mancini che ha detto, questo ragazzo me lo dovete portare anche domani, cioè oggi. Guido, tu ce lo puoi raccontare, quest'anno Zerbin ha avuto la definitiva esplosione. Sì, no, è un ragazzo, prima di tutto un ragazzo meraviglioso, perché c'ha un'educazione fuori dal normale, vive per il calcio e lo studio, per cui già parte con punti avanti. In più ha fatto un campionato strepitoso facendo 9 gol da esterno, e qualche volta ha giocato anche da quinto, da terzino basso per esigenza. Per dirvi l'intelligenza c'è questo ragazzo, per cui in Napoli si ritrova un giocatore che lo conosceva solamente Giuntoli, perché l'ha preso lui tanti anni fa, una squadra interregionale. Bisogna darne atto a Cristiano, però chi l'ha valorizzato è stato il Frosinone. A noi ci rimane l'orgoglio di aver portato il ragazzo in nazionale. E quello che hai detto tu è vero, perché era andato a fare lui e Gatti sono stati invitati a fare uno stage, e dopo lo stage Mancini ha detto, li rivolgo questi due ragazzi di nuovo qua, perché sono stati positivi, l'hanno colpito tanto, e da oggi a mezzogiorno si ritrovano a Coverciano nella nazionale maggiore, per cui è una bella soddisfazione per noi, per il Frosinone e anche per il Napoli, che si ritrova un ragazzo molto interessante. Ma è vero, lo vedremo all'opera sicuramente nel ritiro, poi si deciderà cosa fare ovviamente per il futuro di Alessio Zerbin. Da avversario invece nell'ultima stagione, così resto un attimo anche sui giovani del Napoli, che impressione ti ha fatto questo ragazzo del 2000, Gaetano? Esatto, sì. Gaetano, molto un ragazzo molto valido anche lui, deve fare un po', deve costruirsi un po' di forza, e poi è pronto, perché c'è una tecnica, c'è una visione di gioco bellissima. Io però mi permetto di dire una cosa, perché poi dopo parliamo sempre di calcio, di giovani, così, ma i giovani bisogna crederci. Il Milan quest'anno ha dimostrato che con i giovani si può vincere. A me mi fa ridere quando tutti quanti ci vogliono i giocatori affermati. Sì, bravo, ci vuole qualche giocatore affermato, ma ci vuole la freschezza. Se uno, io dico, in questo caso stiamo parlando del Napoli, se uno crede a Gaetano o a Zerbini, ma te lo deve mettere lì nella rosa. Poi se dimostra, lo tiene un anno, 6 mesi, dimostra di starci, lo tiene, se no lo dai via a gennaio. Ma se uno, perché io sento dire, se li porto nel ritiro e dopo vedono, ma uno in un ritiro è cosa poco, può vedere? Per me sì, perché
tu intanto vieni dalla categoria Serie B, che è diversa dalla Serie A, perché pure io l'ho fatta la Serie A, per cui c'ho una piccola esperienza. Se tu te li porti, dopo sei mesi puoi cominciare a dire: oh, questo ci sta qua, questo non ci sta, lo mando a giocare. Ma dopo un mese fai magari 10 minuti di partitina, una partita a Michele, cosa vedi? Io resto incantato quando ascolto parlare di calcio Guido Angelozzi, io resto incantato perché ti traduce in parole certe cose che magari non riesci a cogliere e lui te le fa vedere. Sono totalmente d'accordo con te, Guido, e io mi immagino l'anno prossimo i quattro esterni del Napoli formati da Kvaratskhelia, Zerbin, Bernardeschi e uno tra Lozano e Politano. Secondo me il Napoli non sfigurerebbe affatto con tanto materiale umano di altissimo livello, Sì, ma anche ne può fare Raffaele, ne fa quattro magari importanti, di Zerbin il quinto, perché poi fa squalifica, cosa tu ce l'hai, te lo trovi in un anno. Cioè io quando lavoravo a Sassuolo, Sassuolo è per me una delle migliori società come filosofia di lavoro. Noi pigliavamo i giovani, li tenevamo lì, li addestravamo, sei mesi, un anno, e poi dopo li lanciavamo. Ma non è che perché magari li manda a giocare, io proprio dico quando sono già quasi pronti, perché magari prima gli devi fare il percorso giusto, come l'ha fatto Zerbin ha fatto un percorso, ha fatto l'interregionale, ha fatto per due o tre anni la Serie C, due anni mi sembra, e poi quest'anno ha fatto la Serie B, ha dimostrato di essere uno dei più forti esterni della Serie B, ha avuto la fortuna di andare con Mancini, e Mancini è rimasto colpito positivamente, e ora bisogna dargli la possibilità di fare, se è un giocatore da Napoli o no. Per me, questo è il mio pensiero, poi dopo sarà Cristiano e Spalletti a decidere. Staremo a vedere. Noi ringraziamo davvero di cuore Guido Angelozzi per essere stato con noi. Voi. Sempre un piacere. Ciao Raffaele. Grazie. Anche a te, ti abbraccio forte, Guido. A presto. Grazie, Guido Angelozzi. Avremo un altro grandissimo dirigente del calcio italiano tra qualche istante. Io ricordo lo 081-636-363 per raggiungerci telefonicamente anche dopo la pubblicità. Tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. E te l'avevo detto che al telefono c'era subito un altro grandissimo dirigente del calcio italiano, che in particolar modo ci può aiutare a parlare di Federico Bernardeschi, non soltanto ovviamente, che però oggi è un po' uno dei nostri focus principali. Buongiorno a Pantaleo Corvino. Buongiorno a voi e tutti. Grande Pantaleo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Pantaleo Corvino in questo momento è a Tirana perché è andato a seguire la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord. Pensate voi, io credo che sia nel calcio da una cinquantina d'anni, Pantaleo. Pensate quante partite ha visto nella sua vita e ha ancora voglia di vedere calcio. Questo è l'uomo vero che segue il pallone e per questa ragione riesce a riconoscere i talenti. Io ricordo che Pantaleo Corvino ha acquistato Bernardeschi, non mi ricordo a quanto, però mi ricordo a quanto lo ha venduto, a 40 milioni. E quello che ha comprato Vlahovic, che poi è stato rivenduto a 75 milioni. Idem per Federico Chiesa, e adesso sta facendo un percorso virtuoso con il Lecce, che ha riportato in Serie A dopo un po' di anni. Chi trova Pantaleo Corvino trova un tesoro, caro Pantaleo. Per trovare prima i gruzzoletti e poi i tesori bisogna le pelli andarle a toccare con mano, no? Quindi c'è meno rischio nel cercare di farlo attraverso le risorse vecchie, che poi diventano anche economiche, e quindi questo ci ha sempre accompagnato facendo anche i nostri errori, perché non è che tutto quello che si fa, solo chi non fa non può sbagliare, quindi per sbagliare di meno cerchiamo di andare a toccare, come ho detto prima, le pelli con le mani. Sicuramente. Questo ragazzo nei suoi anni alla Juve probabilmente si aspettava lui in primis, no, di lasciare un segno maggiore, ma sembra che questa sua presenza un po' da comprimario in bianco nero abbia
modificato di molto il giudizio nella percezione comune sul valore del calciatore Pantaleo. Tu credi che sarebbe comunque un buon acquisto a zero per il Napoli, che probabilmente deve cambiare qualcosa sugli esterni d'attacco? Beh, Bernardeschi, cosa posso dire? È un ragazzo che ho cresciuto, quindi da quando aveva 13 anni, che è poi formato nella Fiorentina, è diventato un protagonista della Fiorentina, per questi meriti poi è andato alla Juventus, dove fu venduto per 40 milioni di euro, e quindi le sue capacità sono riconosciute, non c'è bisogno che metta a descrivere fisicamente, tecnicamente o tatticamente il ragazzo. Certo, nel modello Napoli io credo che sia un calciatore che può andarsi a collocare o sulla corsia esterna nel 4-2-3-1, oppure non essere uno dei due centrali, ma quello che può andare a collocarsi dietro il primo attaccante, perché lui è in possesso di grande tecnica, grande destrezza, grande fantasia, grande tiro, senso del gol. Quindi è un ragazzo che non è troppo datato, quindi un ragazzo che credo che, essendo anche da comportamenti sani, quindi credo che è un ragazzo che avrà tante motivazioni nel fare bene nel dopo Juventus. Scusami Pantaleo, però si dice che nel Napoli, e io sono tra questi, quest'anno sia mancata la determinazione, quindi l'aspetto caratteriale sia stato decisivo per non vincere lo scudetto. Tu credi che Bernardeschi sia uno caratteriale, sia uno che possa dare qualcosa in più in questo senso, oppure è uno di quei talenti che di fronte alle difficoltà un po' sparisce? Ma guarda, ho un mio pensiero, sai, ho un mio pensiero che, come tutti i pensieri, anche discutibilissimo, no? Sai, io penso che quando hai un tecnico dove l'aspetto diciamo caratteriale, temperamentale non emerge a vantaggio di altre virtù, di altre qualità, come quelle di essere tecnicamente, tatticamente a sviluppare quello che sono i dettami che l'allenatore impone, può sembrare che lo sforzo maggiore il calciatore non lo faccia sotto l'aspetto temperamentale o caratteriale, perché lo fa sotto l'aspetto tecnico-tattico. Ma questo, per sviluppare le capacità tecnico-tattiche, magari viene meno quello all'apparenza, quello che è l'aspetto caratteriale e temperamentale di una squadra. Ma io sono certo che, proprio per mettere in evidenza quello che l'allenatore cerca di inculcare a memoria durante il suo percorso ai suoi giocatori, magari chi giudica che non è una squadra caratteriale o temperamentale a vantaggio di chi magari tecnici che hanno meno dettami sotto questo aspetto, e cercano di esaltare attraverso la lotta, attraverso la determinazione per raggiungere un risultato. Spalletti è un tecnico che lavora molto nel fare calcio in un certo modo, e quindi questo però non esclude che sia una squadra che voglia raggiungere il risultato non attraverso quello che puoi pensare nel farmi questa domanda, che non sia una squadra caratteriale a vantaggio di altri aspetti. È stato però un limite quello caratteriale. Sì, io credo che sia un ragazzo che andrebbe a collocarsi sicuramente in una situazione tattica dove lavorerà per aiutato da Spalletti per esaltare quelle che sono le sue qualità, prima tecniche, poi tattiche, e quelle caratteriali determinate, quelle vengono determinate ad esaltarsi a secondo ogni allenatore che ogni giocatore ha, ogni squadra, ogni allenatore che c'ha.
No, mi chiedevo, da navigato uomo di calcio, se, no? È stata una sensazione. Concetto, che... Sì, no, è chiaro, è chiaro. Un concetto personale, poi è tutto, sì. Ho detto, discutibile. No, la domanda che volevo fare, poi la salutiamo, direttore, se da osservatore esterno, ovviamente, non può aver conosciuto da dentro le cose del Napoli, però c'è stata la percezione che quello caratteriale sia stato un limite di questo gruppo nella fase caldissima della stagione? Io ho un pensiero diverso, che a volte, sai, quella che voi a Napoli chiamate cazzimma, e a volte ci sono dei tecnici che la trasmettono perché hanno più percentuale da dare alla squadra sotto questo aspetto che sotto certi altri invece valori, che sono quelli tecnici, quelli tattici, dove un allenatore come Spalletti si sforza a dare, quegli allenatori come Spalletti, come Sarri, come lo sono stati questi allenatori, che sono figli prima di dettami tecnici o tattici e poi quelli caratteriali e temperamentali, perché quelli vengono esaltati o meno secondo i risultati. Quando il Napoli lottava per lo scudetto, non è che non aveva lo stesso carattere che magari di quel finale o di quelle partite che non le ha permesso i risultati, e che a volte per il tifoso o per chi come voi legge la partita, uno quando non arriva al risultato pensa che non ci ha messo quel temperamento, quel carattere che parlavamo prima, no? Invece è figlio di momenti dove a volte puoi perdere perché la squadra si trova in un momento di difficoltà fisica, atletica, e a vantaggio della squadra che conti magari nel momento migliore. Interessante sicuramente, come chiave addirittura, certo, ci mancherebbe. Bene, Raffaele, direi che possiamo ringraziarlo. Sì. Buon rientro in Italia, buona fortuna con il Lecce, ti abbraccio forte e a presto. Grazie a voi, un saluto ai tifosi napoletani, grazie. In bocca al lupo davvero di cuore a Pantaleo Corvino, che ringraziamo per essere stato con noi, ex dirigente di Fiorentina e Bologna, tra le altre, ad altissimi livelli. Dobbiamo fermarci per qualche secondo ancora di pubblicità, tra pochissimo però torniamo in diretta per un finale interamente dedicato a voi. 0816366363 per le telefonate, WhatsApp invece al 339-666-9990. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Rieccoci tornati in diretta. Allora, abbiamo attraverso l'assistenza tecnica di Mario Paligiano alla parte tecnica, appunto, la possibilità di ascoltare quelle che sono state le prime parole di Mattias Oliveira, da calciatore del Napoli. Le abbiamo raccolte dal profilo Instagram del Club Azzurro, dove Mattias Oliveira, il terzino uruguaiano arrivato dal Getafe, ha salutato così i tifosi del Napoli. Lo ascoltiamo un attimo, Mario. Hola, Mattias Oliveira, era para saludar a todos los fans y hinchas del Napoli. Forza Napoli sempre. Credo si sia capito, anche per chi non parli spagnolo. Ciao a tutti, sono Mattias Oliveira, volevo salutare tutti i tifosi del Napoli e forza Napoli sempre, che è la frase di rito. Così si presenta l'uruguaiano. Ascoltiamo un po' dei vostri messaggi al 339-666-9990. Buongiorno Raffa, buongiorno Andrea. Daniele da Secondigliano, sempre complimenti per la trasmissione. Ragazzi, ormai è palesata la mia stima nei vostri confronti. Raffa, ti voglio fare solo un appunto. Deulofeu parliamo di un mese fa, ma senza parlare di Anguissà, Oliveira, Kvaratskhelia, i primi ad intervistare, se non erro, fratello cognato di Osimhen. E solo una chicca per i meno attenti: Morabito, per la prima volta intervistato da voi, parla di Zeliski al Bayern. Bravo, sento che bravo, tutti ora bravo. Ne parlano. La sindrome, bravissimo, di Toto Cutugno divampa. Un abbraccio, ragazzi. Grande Daniele, io su Osimhen ho la mia più grande soddisfazione personale di questa, certo, giovane, vero, carriera professionista. È vero. Perché quando annunciammo il fatto che lui sarebbe venuto a Napoli personalmente a vedere la città, a conoscere Gattuso, eccetera, eccetera, quella fu una notizia bomba, perché veramente nessuno poteva immaginarsi una cosa del genere. Noi lo dicevo in anteprima e insomma mi fa piacere che qualcuno se lo ricordi, ecco, intanto. Però questo... qual è la sindrome di Toto Cutugno? Non Andrea? Lo so, però ce ne ha già spiegata, ma adesso non la ricordo cosa si finisce.
Va bene. Ah, dice di, ah, ok, suggerisce Mario Palligiano forse il fatto che Toto Cotugno al festival arrivava sempre secondo, forse per questo. Ah, sì, sì, sì. Allora, scusatemi la battuta, c'è la sindrome pure di Spalletti a questo punto, eh. Beh, questa è cattivissima. C'è Pino al telefono. No, non è vero, non è cattivo. Qualche volta anche terzi. Qualche volta anche terzi. Ciao Pino. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Raffaele, io devo sapere solo una cosa. Ma l'affare Coulibaly, come sta la situazione? Ma quale affare? Cioè non c'è un non affare. Lo so, lo vendono, rinnova, questo volevo sapere. Dipende. A me interessa che Alidu Coulibaly che rimane a Napoli, quella è la realtà. Grazie Bino, sicuramente lo so. Il giocatore lo sappiamo. Più importante da tenere. Non è facile sostituire Alidu Coulibaly, però lui ha le condizioni prospettate, non ha intenzione di rinnovare, quindi dobbiamo capire se resterà fino alla fine e poi andrà via a parametro, oppure se il Napoli avrà un'offerta così importante quest'anno anche per il blasone della squadra che lo richiederebbe, da cederlo anticipatamente. Io non mi preoccupo tanto se Coulibaly andrà via, ma vorrei capire il Napoli cosa sta facendo, come si sta organizzando, come si sta preparando ad un eventuale addio così importante. Questo è ciò di cui bisogna chiedersi, non tanto se Coulibaly andrà via, ma chi prenderà il suo posto dopo. Ci chiedono, non so perché, stimola questo confronto, Kvaratskhelia può essere un nuovo Vucinic per Spalletti, vista la sua fisicità e come sguscia via con eleganza? Io credo che sia un giocatore un po' più esterno forse rispetto a Vucinic, che sì, Vucinic giocava più vicino alla porta, partiva da esterno e poi si avvicinava sicuramente, no, eleganza e fisicità sono cosa. Due cose che però il georgiano ha, no? Quello è poco ma sicuro, sì, ne ha da vendere, ragazzo di un impeto, poi tra l'altro è impetuoso, sì. È un calciatore che nel momento in cui si calerà nella nuova dimensione professionale vedrete che capirete tutti l'affare che ha fatto il Napoli. Luigi, l'ultima chiamata, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Raffaele. Io volevo chiedere una cosa, sì, è vero, l'ultimo acquisto che stavate parlando, uno deve sempre opporsi nel calcio italiano, perché le difese italiane sono ben diverse di quelle là che vediamo su YouTube e altro. Potrà essere forte solo calciatore, che lo vediamo in Italia. Io vi chiamavo per quanto riguarda KK. Secondo me per non rinnovare il contratto l'allungo, secondo me ci sta qualche squadra dietro, si parla di Juve e di Barcellona che lo stanno corteggiando, anche se per non rinnovare secondo me sarà un addio quest'anno. È difficile pensarlo, però secondo me come hanno fatto i vari Higuain, come ha fatto gli altri giocatori, il solito ADL che dice Coulibaly è una colonna del Napoli, se lui vuole stare a Napoli come ha fatto in fin, noi l'abbracceremo, la bandiera del Napoli, alla fine se ne sono andato a fare la bandiera in un'altra parte. Purtroppo questo è il calcio, non è che ci dobbiamo fare la nostalgia, secondo me KK vestita bianco nero, secondo me Pensiero. Grazie Luigi, non credo, anche perché se Raffaele mi immagino che abbia detto quello che ha detto sul fatto che Coulibaly si sia opposto a questa opzione. Lo ripeto. Tra le parte da Coulibaly, non parte da noi. Sua agente. Assolutamente. Tra le squadre prospettate dall'agente Fali Ramadani c'è anche la Juventus e lui ha detto: ma ci sono altre squadre dove potrei andare? Oltre il Napoli, chiaramente, sì. Barcellona, Chelsea, Paris Saint Germain, cioè, che devo andare a fare la Juve? Certo. Scusa, se devo andare via vado in un'altra squadra. Perché fare uno che non sono altre proposte? No? Esatto, cioè, non ha proprio senso, anche perché ha offerte importanti Coulibaly. Non è che sai, il disperato dal fatto non che niente, deve per forza trovare. Oppure blindato da una clausola che paga solo la Juve, come era il caso di Higuain. Dobbiamo andare via velocemente, torniamo però lunedì. Io voglio ringraziare Mario Palligiano alla parte tecnica, ovviamente tutti voi che ci avete seguito. Il mio ringraziamento più grande però va a Raffaele Aurima, in bocca al lupo per questo evento così importante, a presto, noi ci ritroviamo lunedì.
Sì, sto aspettando che arrivino Andrea Carnevale e Salvatore Bagni, di qui a poco a questo convegno sulla parità di genere al Mac Hotel di Paestum. Dopodiché ci sposteremo ad Ascea Marina, dove si terrà, entrerà nel vivo il Summer Show all'Olimpia Cilento Resort, che vedrà questa sera una premiazione meravigliosa. T'abbraccio Andrea, ci sentiamo grazie lunedì. Grazie Raffaele, io voglio salutare il presidente del Napoli Club California che ci sta ascoltando direttamente da Maurizio, il mio amico barbiere, e insomma io li ringrazio come tutti gli amici che ci ascoltano. Tra pochissimo arriva un'altra ora di grande calcio su Radio Marte. Ciao.